tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo, pensate un po', episodio del Baretto di Creepy. Primo video ufficialmente della scaletta da non so quanto tempo, perché come saprete è stata annunciata l'ottava generazione, quindi il canale si è un attimino scosso, ho iniziato a pubblicare tanti video per non rovinare la scaletta. Io lo so benissimo, voi volete sentirmi parlare di ottava generazione. Voi volete il dissing, volete l'odio, volete quello che c'è nel titolo, ma dovrete aspettare, pensate un po', soprattutto dovrete mettere il mi piace che vi sto chiedendo proprio adesso, perché lo scorso episodio del Baretto è andato veramente benissimo, in cui tra l'altro abbiamo predictato l'uscita del gioco durante la settimana in cui è effettivamente uscito, e siccome quel video è andato benissimo, ha fatto tipo 226 like, ve ne chiedo ancora 200, non peraltro, semplicemente per replicare i numeri dello scorso Baretto, e scusatemi se mi impappinerò un sacco, ma è la terza volta che registro questo video perché mi ha sempre fatto cagare. Fatta questa premessa, chiesti i like a inizio video come i veri youtuber fanno, direi di iniziare con quello di cui dobbiamo parlare. Ora, tra un baretto e l'altro di quelli che ho fatto, è successo il finimondo. È uscita la beta di Pokémon Verde, sono usciti i trailer di Detective Pikachu, è uscito il trailer del remake del film Pokémon di Mew e di Mewtwo, e infine è uscita l'ottava generazione. Quindi prima di parlare del pezzo grosso, parliamo della beta di Pokémon Verde, e nel farlo vi linko semplicemente i video nelle schede, quelli vecchi che ho fatto sulla beta, così ve li guardate, che hanno fatto poche visual, quindi andate a lasciare un like anche a quelli. E basta, beta di Verde sbolognata così. Occhiali veramente sporchi ogni volta che inizi un video, una cosa imbarazzante. Allora, va bene, sbolognata la beta di Pokémon Verde, si diceva, passiamo ai trailer dei film e non a quello dell'ottava generazione, mattacchioni. Prima però vorrei consigliarvi un video in descrizione a sto giro e non nelle schede, che è il video con cui è tornato su YouTube Axo. Perché questo piccolo intermezzo a caso? Perché sapete che nel Baretto volevo parlare anche un po' di community, e questo evento, che per me ha molta importanza essendo Axo uno dei primi youtuber che ho seguito di Pokémon e che mi ha spinto ad aprire il mio canale, insomma, ecco, è bello, è un bel video, è un gran bel video, quindi andatevelo a vedere, soprattutto se seguite Axo, se magari vi siete disiscritti col tempo, vi torneranno in mente delle belle memorie, quindi andatelo a vedere. E con questo abbiamo sbolognato anche Axo, bella per lui. Passiamo finalmente ai trailer. Ora, il trailer del film di Detective Pikachu. Io non ne ho mai parlato sul canale, ma volevo farlo da un bel po' di tempo, perché secondo me il film di Detective Pikachu, il film in live action di Detective Pikachu, ha un'importanza cataclismatica per il brand, perché entriamo nel campo minato, per quanto mi riguarda, perché non ne capisco un cazzo, della cinematografia. Ora, i film Pokémon hanno sempre avuto la grafica del cartone animato. Io mi immagino un Cristo che passa al cinema e vede il film Pokémon e dice: wow, che cazzo me ne frega. Se invece questo povero Cristo, che magari quando era piccolo ha giocato a Pokémon rosso e blu e adesso per lui gli ultimi Pokémon fanno cagare, vive i 150 perché nemmeno Mew conosceva questo, vede il film live action, dice: oh guarda, Pikachu e Mewtwo, andiamo a vedere il film live action, ci sono i Pokémon nella vita vera, era il mio sogno di bambino, e magari si prende bene, gli piace il film e potrebbe riavvicinarsi al brand. Non lo so, il fatto che Pokémon abbia collaborato con la Warner Bros per questo film mi fa ben sperare, perché Pokémon entra in un ambito cinematografico che prima non aveva mai toccato, perché ripeto, i film Pokémon erano episodi extra large dell'anime, cioè li chiamiamo film Pokémon tra tante virgolette, quindi insomma la ritengo una cosa molto positiva, ci tenevo a esprimere questo pensiero. Il trailer è bello, abbiamo immagini dalla profondità spettacolare come ludicolo, e quindi niente, non lo so, cioè vedi questa immagine e hai finito di trovare, cioè non hai più la concezione dell'esistenza, non c'è motivo di proseguire, capito? La vita, uccidiamoci. Comunque, in sintesi, sono molto molto hypato per questo film, non vedo l'ora che esca perché voglio vedere che cosa ne è venuto fuori, sarà qualcosa molto interessante di cui parlare. Meno hypato dopo aver visto le recenti immagini per il remake del film Mewtwo colpisce ancora, storico film, il primo film Pokémon riguardante Mew e Mewtwo, stavolta riprodotto con computer grafica. E per quanto siano belli i Pokémon in computer grafica, guardate queste immagini che non vi metto in formato video perché altrimenti Game Freak mi manda in Burundi a zappare la terra per pagare i diritti sul copyright. Ci sono altre immagini, e in particolare mi sto riferendo a questa immagine in cui ci sono Brock Ascemisti che ti lasciano un po' tanto perplesso. Che cazzo avete in mente? Cos'è questa cosa? Aiuto! Aiuto! Non lo so, ma triggerato, perché io appena avevo visto i primissimi trailer, le prime immagini, mi sono detto: wow, che figo, non vedo l'ora. Poi apro il trailer e mi trovo davanti... Dite voi, vi piace? Fatemi sapere nei commenti se vi piace. A me
fa paura. Però il film sembra carino tutto sommato per il resto, quindi non lo so, anche quello sarà curioso vederlo, soprattutto anche per dei film nostalgici. Però boh, non lo so, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo film. Magari sono stupido io, ci sta, non capisco un cazzo di film, mai visto uno in vita mia, quindi. Solo che adesso, dopo non so quanti minuti di video, è arrivato il momento del dissing. È arrivato il momento in cui moriremo tutti, soprattutto il mio canale, perché riceverò 100 dislike. Mi fanno schifo Pokémon Sword e Pokémon Shield. No, furbacchioni! Il titolo non fa riferimento al mio pensiero, il titolo fa riferimento a quelle accuse che mi sono state mosse nella reaction che ho fatto con Luke mercoledì. In quella reaction io e Luke abbiamo reagito in maniera molto molto perplessa ai nuovi titoli. Perché se vedete il video che ho pubblicato ieri, se tutto va bene, abbiamo mostrato come le nostre aspettative fossero molto diverse rispetto a quel titolo. Io sinceramente, appena ho visto Pokémon Sword e Pokémon Shield, sono rimasto perplesso perché mi aspettavo un gioco totalmente diverso, con una grafica diversa, con i Pokémon nell'overworld, eccetera eccetera eccetera. E la critica che ho visto in giro a chi parla male di questi titoli già adesso, che non è neanche un parlare male, è semplicemente rimanere perplessi, è critica del tipo: ma è appena uscito il gioco e lo stavamo aspettando da 3 anni, un po' di ottimismo. Io vi ammazzo tutti però. Cioè, come ho detto nel video di qualche giorno fa, non è che se un gioco lo stavamo aspettando da 3 anni, allora è bello. Allora è bello. Basta. No, non funziona così. Anzi, io vi dirò di più e voglio che queste frasi non siano prese come un dissing, ma è effettivamente quello che penso. Cioè, io credo che quando qualcuno fa una reaction a qualcosa e inizia a urlare come un pazzo furibondo senza nemmeno discernere criticamente quello che sta vedendo, è una persona a cui sostanzialmente non è mai interessato niente di quest'ottava generazione. Perché se davvero qualcuno fosse interessato all'ottava generazione, si sarebbe fatto delle aspettative e quelle aspettative sarebbero state tendenzialmente deluse, alcune almeno, dal trailer. Chi vi dice delle reaction "sì, è tutto perfetto", chi urla come uno spastico, e non mi sto riferendo a nessuno, guardate, perché non ho neanche visto le altre reaction, parlo per sentito dire, commenti di gente che ci chiede giustamente perché noi perplessi e gli altri che esultano, chi prende e esulta come un matto senza discernere criticamente quello che vede nella reaction, semplicemente non aveva un'aspettativa precedente. Perché è lì a fare la reaction? Perché adesso c'è il trailer, quindi adesso siamo tutti interessati, sono tornati tutti a fare video di Pokémon, tutti, parlo soprattutto degli americani. Gente scomparsa, gente morta che non si è mai cagata a Pokémon, ottava generazione, oh mio Dio che bello, sì! Il baretto dovrebbe essere una serie divertente, cazzo, e invece mi devo arrabbiare nel baretto, pensa un po'. Vabbè, lasciamo perdere questo argomento, avete capito insomma quello che voglio dire, non è che sono contro i giochi, non è che mi fanno schifo, semplicemente sono perplesso. Si può essere perplessi? Posso pensare, cioè usare i miei neuroni? Sì? Sì. Sarebbe bello li usaste anche voi. Io non mi riferisco a voi che guardate il video, 1000 persone che guardano il video, no, mi riferisco a te. A te che dici che io no e tu sì. A te. Non a te, però avete capito. Ok, va bene, basta, questa cosa è cringe. Passiamo al prossimo. Vai, via. Parlando un po' più nello specifico dell'ottava generazione, ci sono altri 2 video che voglio fare. Uno è proprio quello in cui dirò sostanzialmente quello che penso di tutto ciò che si è visto. Per ora vi posso dire che sì, molte cose mi hanno lasciato perplesso, ma non perché non mi piacciono in sé i giochi, semplicemente mi aspettavo qualcosa di diverso e devo ancora digerirlo. Per farvi capire, io non è che sono qui a dire che schifo questa generazione, perché io ieri ho speso 25 euro, questo è 25 euro di miti nordici, per sviluppare le teorie. Io non so cosa diranno gli altri youtuber prima di me, ma io non ho ancora visto nessun video teoria se non quello di Francesco Pardini, con cui però non sono d'accordo, magari lo citerò pure nella mia teoria. Però mi chiedono quelli che si sono messi a urlare perché il gioco è bellissimo, li hanno spesi 25 euro per i miti nordici per parlare di questa generazione? Io non credo. E quindi niente, viva l'ottava generazione, speriamo che siano giochi belli, che siano godibili. I nomi sono orribili perché sono brutti i nomi, ma foneticamente, cioè io se fossi un giocatore di FIFA non comprerei mai un gioco che si chiama Pokémon Scudo. Certa gente mi ha detto: ma come fai a dire orribili? Non sai ancora che senso abbia. Io non metto in dubbio che abbiano un senso, anzi ce l'avranno sicuramente, perché secondo me uno dei punti di forza sarà la trama o in generale i riferimenti mitologici. Però non toglie che il nome faccia schifo foneticamente, almeno per me. Non so, mi sembra di essere in buona compagnia, però ditemi anche voi qua sotto nei
commenti. Ora, siccome tra poco dovrebbe iniziare il video di Saidonia, e siccome devo copiare il suo video e quindi devo apprestarmi a vederlo, andiamo rapidamente a leggere quelle che sono le vostre opinioni riguardo all'ottava generazione. Non ve l'ho chieste sugli altri, in realtà non ve l'ho chieste proprio perché non ho avuto tempo materiale di chiedervelo, visto che mi sono dimenticato. Quindi le andremo a prendere. Batteria quasi scarica del computer, vediamo se riusciamo a ripetere il problema dell'ultima volta. Le opinioni andiamo a prenderle sotto il video analisi della mappa di Galar, che ad ora è l'ultimo video che ho caricato. La prima, appena la trovo, è di Pietro3. Ci dice che è normale che non ci siano gli sprite nell'overworld, di cui mi sono lamentato, perché è logico che Nintendo non sia stata in grado di sviluppare 800 e più Pokémon, vista la nuova generazione, con degli sprite nell'overworld, e in generale questo rende la difficoltà più alta. Caro Pietro, sono d'accordissimo con te, infatti io non ho mai detto, e comunque non intendevo dire se l'ho detto, che è una cosa che non ha senso. È perfettamente logico ed è normale, è comprensibile, è solo che io mi aspettavo qualcosa di diverso. Io ovviamente nel video ero ironico quando ho detto hanno fatto un errore gravissimo, in realtà è una scelta perfettamente comprensibile, lo so. L'ultimo commento invece è di Joele909, se non ho sbagliato il nome, spero di non averti appena cambiato all'anagrafe, lo scopriremo molto presto. Joele909 che ci scrive che questa regione è il Regno Unito al contrario. È una cosa che ho letto da molte parti, le ho lette da vari youtuber, le ho lette in generale. Secondo me però non è corretta questa affermazione, o meglio, sì, Londra è al nord anziché al sud, va bene, questo è vero, però c'è da dire che ad esempio nel Regno Unito le regioni che hanno la neve tendenzialmente non sono... Adesso è un casino perché devo capire com'è il Regno Unito e poi ribaltarlo. Le regioni con la neve non sono nel Regno Unito a sud, sono a nord. E quindi nella regione di Galar non dovrebbero essere a nord ma a sud, il che non è così. Quindi secondo me, piuttosto che dire che questa è una regione che ribalta il Regno Unito, è più corretto dire che è una regione che prende il Regno Unito e fa un po' il cazzo che vuole. Cioè mette Londra da una parte, mette elementi di altre nazioni. Tenete ben presente che la mitologia norrena non è della Gran Bretagna, non è del Regno Unito, ma è del Regno Unito, della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, della Francia e quindi anche di Kalos. Ci sono tanti paesi, probabilmente la regione di Galar è un po' un mashup di tutto il nord Europa. Detto anche questo secondo commento, su cui mi sono dilungato più di quanto credessi, io direi che questo episodio del barretto può concludersi qua. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a schiaffare un bel like, vi ricordo i 200 like per rimanere nella feed positiva dello scorso video. Mi raccomando, premete la campanella, e non so perché ve l'ho detto in questo momento dell'intro, ma ve lo dirò adesso, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, e in particolare, sperando di ricordarmi per il prossimo barretto, per dare le opinioni che poi leggerò all'interno del video stesso. Credo poi di non avervi ancora detto di iscrivervi al canale qualora non foste già iscritti. Like ve l'ho già detto, commentate qui sotto con le vostre opinioni, questo è importantissimo. Detto ciò, non ho più altro da dirvi, ho fatto l'outro più storta della storia, non so perché. Noi comunque, ragazzi, sappiate che ci becchiamo, come al solito, in un prossimo video.